L'altro grande appuntamento del fine settimana legato ai festeggiamenti del bicentenario ha avuto per protagoniste le splendide vele d'epoca della Régate Napoléon. A 200 anni dall'esilio dell'imperatore all'isola d'Elba, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca ha deciso di dedicare la propria regata sociale annuale alla speciale ricorrenza ed ha così organizzato la Régate Napoléon, partita il 13 giugno dalla Spezia con rotta su Portoferraio. Le imbarcazioni, dopo una navigazione notturna, sono arrivate in Darsena sabato mattina. È stata una regata d'altura, queste imbarcazioni sono progettate e costruite per fare regate d'alto mare più che regate di triangolo, quindi le abbiamo riportate in mezzo al mare con una navigazione notturna stupenda con luna piena. È stata una regata tecnica perché ci sono stati salti di vento, condizioni meteo variabili e siamo arrivati tutti a ridosso di quest'isola alle prime luci dell'alba nella meraviglia di questo scenario naturale che è forse unico al mondo. La regata ha ottenuto sia il patrocinio della Marina Militare, che ha partecipato con quattro delle sue imbarcazioni, sia dell'ambasciatore di Francia in Italia, Alain Leroy, che ha preso parte alla manifestazione. Ho partecipato a questa regata, che era stupenda, il vento non era troppo forte, ma è una regata con navi stupendi. E grazie alla IVE, il presidente e l'avvocato Rossi, il capitano di Vesso Schiavone e tante bellissime navi e all'accoglienza adesso all'Isola d'Elba, veramente una giornata meravigliosa. Domenica sera la Lega Navale, presso la propria sede del Grigolo, in collaborazione con molte aziende elbane, ha offerto agli equipaggi una degustazione di prodotti tipici locali. Abbiamo avuto tutte queste barche d'epoca che hanno animato e vivacizzato la nostra già splendida Darsena, quindi ringraziamo gli amici dell'AIVE per aver reso possibile questo, ringraziamo la Lega Navale. Le vele d'epoca hanno lasciato la Darsena Medicea questa mattina con destinazione Argentario.